Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere che cosa accadrà nel periodo dei gemelli, quindi dal 21 maggio al 21 giugno. Vi ricordo che tutte le carte possono essere acquistate cliccando sul link che trovate in descrizione o nel primo commento in evidenza. Faccio consulti personali e se ti iscrivi al canale hai una domanda gratuita. Quindi vediamo un po'. Quante carte! Questi oracoli vogliono parlare tanto, però ce ne serve una, due, tre, ecco, una. Allora, questo oracolo dice: la vita è un eterno lasciare andare, solo con le mani vuote puoi accogliere qualcosa di nuovo. Quindi praticamente cosa ti dice? Di lasciare andare quello che hai, quello che stai tenendo, perché è solo lasciando quello che hai, che non ti va bene, puoi accogliere qualcosa di nuovo. Quindi se stai aspettando qualunque cosa nuova, comunque qualunque evento positivo, eccetera, devi per forza dover lasciare andare qualcosa di negativo. Vediamo ancora un po' l'energia che ci sarà generale nel periodo dei gemelli. Oh, c'è il giudizio. Tra l'altro vedo coinvolto anche il segno dello scorpione. Allora, qua cosa dice questa carta? Che praticamente ci sarà qualcosa del passato alla quale magari pensi di aver chiuso, che in realtà potrebbe riemergere. Potrebbe essere una questione, una persona. Comunque, ecco, c'è una questione che ritornerà a galla. Qua abbiamo anche la luna come fondo mazzo, vedo anche il segno del cancro coinvolto, quindi potrebbe essere o qualcosa alla quale tieni veramente tanto, qualcosa che magari ancora non hai, come dire, non hai ancora ben chiara la situazione, qualcosa di nascosto che non ti è chiaro. Abbiamo anche l'imperatrice. L'imperatrice è un'energia di creazione, di qualcosa che va a crescere, a maturare. Quindi ci sarà sicuramente, voi sarete innanzitutto un'energia molto, come dire, con nuove idee, con voglia di fare, con voglia di approcciarsi al nuovo e far crescere qualcosa, che sia un rapporto, che sia un lavoro, qualsiasi cosa. Vedo coinvolto anche il segno del toro e abbiamo un fante di coppe. Vedo anche il segno dei pesci coinvolto, quindi potrebbe essere che comunque ci possono essere piacevoli sorprese, delle emozioni nuove che verrete a scoprire. Magari qualcuno vi chiederà delle scuse. Sentimenti nuovi. Vediamo ancora. C'è anche un 4 di coppe. Un 4 di coppe parla che comunque c'è anche una situazione dove c'è una situazione di, come dire, di sentimento, di emozioni. Ok, in realtà le emozioni ci sono, i sentimenti anche, ma c'è una situazione che gli fa rimanere un po' fermi, un po' stagni, no? Una situazione un po' noiosa, piatta, nonostante comunque i sentimenti ci sono. Tra l'altro qua c'è anche la stella è una bellissima carta perché parla proprio di speranza, di rinascita, di desideri, no? Di sogni. Quindi probabilmente c'è qualcosa che tu desideri tanto, ma non c'è questo progredire. E aggiungo anche il segno dell'acquario, ok, come energia. Vediamo ancora un po' cosa ci dicono queste carte nel periodo dal 21 maggio al 21 giugno, quindi nel periodo dei gemelli. Che cosa accadrà? Tra l'altro colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i gemellini che faranno gli anni in questo periodo. C'è l'imperatore. L'imperatore parla sempre di un'energia, come dire, di
dico conquista, perché comunque l'imperatore è qualcuno che si è guadagnato il suo trono, il suo potere, no? Quindi parla proprio di conquista, cioè ci sarà qualcosa che tu riuscirai ad ottenere comunque con i tuoi sforzi, niente ti viene regalato, tutto quello che tu riuscirai a fare sarà perché tu ti sarai rimboccato le maniche e te lo sei guadagnato, quindi è giusto che tu sia anche trionfante, sarai anche molto carismatico. Quindi insomma, direi che tu sarai molto concentrato sui tuoi obiettivi. Abbiamo anche come fonomazzo l'eremita. Guardate che bella questa carta. Sembra come se fosse, mi sembrava quasi come una strega. Abbiamo questo cappello molto particolare con questo bastone. Di solito l'eremita è rappresentato da una persona anziana che rappresenta la saggezza. È la saggezza di riuscire a guardarsi dentro, di riuscire a fare, diciamo, introspezione dentro se stessi, di riuscire a trovare un'illuminazione che parte proprio da dentro. Quindi è proprio grazie alla vostra autoanalisi, alla vostra riflessione, al vostro studio che raggiungerete la vostra saggezza e il vostro posto. Quindi tutto quello che avete raggiunto e guadagnato, quindi complimenti. Probabilmente non c'è neanche bisogno di nessuno, o non hai avuto bisogno di nessuno per arrivare alla tua saggezza e a quello che sei riuscito ad ottenere. Probabilmente hai fatto tutto da solo, quindi ancora di più complimenti. Allora, cerca anche di essere un po' analitico, di guardare prima bene una situazione, di non buttarti a capofitto, Quindi cerca di mantenere la tua stabilità, ok? Vedo che è nato controllo molto forte. Vediamo ancora nel periodo dei gemelli, quindi dal 21 maggio al 21 giugno, che cosa potrebbe accadere? Abbiamo la carta innanzitutto della forza, non si capisce bene se è al dritto o al rovescio, sotto c'è il carro, quindi vedo che probabilmente può essere che magari uno spostamento o un avanzamento, un progredire, mettetela voi nella vostra situazione, è come se forse ci sono stati degli intoppi e quindi vedo che voi ci state mettendo, diciamo, molta forza, molto coraggio, molta forza interiore nel riuscire a stare calmi. Allora, un 6 di bastoni, un 8 di coppe e l'eremita di nuovo. Guardate questa eremita. Vedete, come vi dicevo, l'eremita è sempre rappresentato da una persona comunque anziana che descrive sempre la saggezza. E adesso mi sta venendo proprio in mente che nonostante la vostra esperienza, voi ne avete già passate tante, qualunque sia la vostra età, insomma, qualunque sia stato il vostro percorso, voi ne avete passate tante e quindi è per questo che siete riusciti a raggiungere questo livello di saggezza. Li vedo molto, molto, molto focalizzati su voi stessi, come se forse nell'ultimo periodo, abbastanza anche lungo, quindi non è che parlo proprio recente, vi state focalizzando molto su voi stessi. Cioè, mi viene proprio a dirvi complimenti, difatti che abbiamo anche un 6 di bastoni, una vittoria, c'è qualcosa che vi verrà riconosciuto, quindi insomma tutti i vostri sforzi verranno ripagati, ci sarà proprio il trionfo, la vittoria su qualcosa che vi meritate proprio. Può essere anche che voi potreste allontanarvi, come dire, a livello emotivo da una situazione, proprio magari per riuscire a concentrarvi più su voi stessi. Quindi può essere che magari sarete un po' più autoriflessivi
un po' più distaccati emotivamente, anche se non vuol dire che voi non ci tenete a qualcosa, a qualcuno, assolutamente, significa solo che voi vi state concentrando molto su voi stessi, quindi potrebbe essere che anche questa situazione di stagno, di noia, di apatia o comunque di stagnazione è proprio perché voi avete bisogno di trovare prima voi stessi. Vediamo ancora che cosa potrebbe succedere in questo periodo, dal 21 maggio al 21 giugno, quindi nel periodo dei gemelli, cosa potrebbe accadervi. In linea generale, beh, qua c'è qualcosa di nuovo assolutamente che arriva, qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, ci sarà una scelta che voi dovete prendere e dovete prendere probabilmente una scelta che non avete mai preso prima. Mi viene da dire anche di fidarvi, di fare questo salto nel vuoto, nel buio. Comunque questa scelta, qualunque scelta fate, sarà la scelta vincente, sarà la scelta vittoriosa, assolutamente. Ah, dicevo, vedo anche il segno del leone, della vergine, assolutamente, molto forte. Tutti i segni di acqua. Quindi oltre allo scorpione e al cancro anche i pesci, quindi lo ribadisco, e segni di fuoco, ariete, leone, come ho già detto, e sagittario. Allora, vediamo un po' i sentimenti. Qua è uscita subito l'attrazione, quindi esce molto forte che o voi o qualcuno è molto attratto da voi. C'è proprio una forma di attrazione molto forte e qua difatti si vede uno sblocco, si vede uno sblocco. Vediamo ancora con i sentimenti se c'è qualcos'altro che ci vogliono dire questi oracoli. Tra l'altro, se volete acquistarli, trovate sia il link che in descrizione o nel primo commento in evidenza, potete contattarmi. Istinto e carne emotiva. Difatti, vedo che voi seguirete molto il vostro istinto, ma sarete molto riflessivi con questa carne emotiva, nel senso che voi sarete istintivi, ma non impulsivi, che è diverso. Seguirete molto il vostro istinto, molto il vostro intuito, rifletterete molto. Molto bene. Vediamo un po' quale tipo di messaggio potreste ricevere in questo periodo, nel periodo dal 21 maggio al 21 giugno, nel periodo dei gemelli. Quali messaggi? Un'altra chance. C'è qualcuno? Un'altra occasione potrebbe essere, non per forza qualcuno, ma anche sì. Potrebbe ritornare una nuova occasione, non vorrei fosse troppo tardi. Se riguarda di qualcuno, se riguarda una persona ha paura che forse è troppo tardi per curare una situazione, difatti vorrebbe un'altra chance. Se invece riguarda la situazione, potrebbe essere che magari anche se pensate che sia troppo tardi, in realtà ci potrebbe essere una nuova occasione, quindi magari se si tratta di trovare un lavoro, un concorso, insomma, mettete un po' voi nella vostra situazione, ecco, c'è la possibilità, quindi non arrendetevi. Vediamo un po' il consiglio degli oracoli che c'è per voi per questo periodo. Temporale spavento, numero 46, quindi probabilmente avete passato un periodo molto travagliato. Quasi arrivato all'improvviso, però qua mi dicono praticamente di apprezzare quello che hai, di quello che sei riuscito a ottenere, di essere grato, perché effettivamente probabilmente molti di voi, non dico tutti, ma penso che per molti di voi riflettete bene su questa cosa. Sento che per molti di voi questo trambusto potrebbe in realtà aver creato dei benefici che magari ancora non,
non avete colto. Provate a pensare a questa cosa che vi è successa un po' così sconvolgente e provate a pensare esattamente per che cosa dovete essere grati, perché magari non vi rendete conto, ma c'è qualcosa per la quale dovete essere grati a questa situazione. Voglio tirare fuori ancora un oracolo per consiglio, oltre a, quindi a svuotarsi le mani per riuscire a cogliere qualcosa di nuovo. Niente, queste carte hanno tanto da parlare ed è per questo che ho voluto prenderle. Però ne vorrei. Ok, questa, due, ok. Se vuoi volare, lascia andare tutto ciò che ti pesa e richiama un po' questo messaggio, no? Quindi se vuoi cogliere qualcosa di nuovo, di avere le mani vuote, e se vuoi volare, lascia andare tutto ciò che ti pesa. Riprende questo messaggio. Segui il tuo cuore, ma porta con te anche il cervello. Quindi il fatto dell'eremita mi risuona molto, per il fatto che comunque tu è vero di viaggiare con il cuore, ma non scordarti comunque di usare la tua razionalità, ok? Quindi se sei spinto magari dall'impulso, dall'istinto, ragiona sempre. Direi che tutto fila alla perfezione. Vediamo un po' la risposta dell'oracolo per questo periodo dei gemelli. Cogli l'attimo, non aspettare. Adesso fai una domanda che abbia come risposta un sì o un no. Concentrati attentamente, metti in pausa se necessario e vediamo qual è la risposta alla domanda dei gemelli. Dei gemelli, aiuto, del periodo. Allora, vediamo, riformulo. Qual è la risposta alla domanda per chi guarda questo interattivo? Qual è la risposta alla domanda per chi guarda questo interattivo? Ok, a questa domanda non si sa ancora, non puoi avere una risposta perché probabilmente ancora non si sa. Non è né un sì né un no, semplicemente al momento non si può ancora sapere. Allora, questo è tutto, ok? Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, scrivete nei commenti in cosa vi siete ritrovati. Ci vediamo presto in un prossimo video.